mi è capitato recentemente di vedere un film un po' in ritardo, che è Wall Street 2. In questo film, questo personaggio, che è uno squalo della finanza, che riesce poi alla fine anche a essere simpatico, tanto è perverso, questo squalo consegna al suo genero $1,000,000 per aiutare una ricerca sulle fonti rinnovabili. E mentre gli consegna questo assegno, gli dice: la prossima bolla sarà verde. Guardate, le questioni che vengono fuori da momenti così di fiction o da artisti, in genere, non tutte, ogni tanto dicono anche delle emerite castronerie, ma ogni tanto questi artisti riescono a leggere il futuro meglio di quanto possono fare economisti o scienziati. Cioè, vivono di intuizioni e di segnali, hanno antenne forse più sensibili. E questa battuta è una battuta che per certi versi mi ha stupito e anche inquietato. Dov'è il nesso? Il nesso c'è, nel senso che se questa economia che noi definiamo verde, con un approccio molto sbrigativo, ma secondo me che definisce bene le cose, questa economia verde ha come punto di vista, come suo focus di intervento, unicamente l'aspetto economico, e non solo, in più, c'ha solamente l'energia come punto di vista finale di tutto quello che dobbiamo mettere in campo e investire, beh, prima o poi tutto questo, secondo me, esploderà. Perché coloro che investono in modo così massiccio oggi su interventi di fotovoltaico, di biogas, di biodiesel, non lo fanno mica perché hanno il cuore verde o perché hanno una sensibilità e una sintonia forte con i problemi della sostenibilità, lo fanno esattamente solo perché è un business. Per cui se per esempio facciamo così anche noi un esercizio di fantascienza quasi, se per esempio scoprissero la fusione fredda, se questo miraggio della fusione fredda si avverasse, tutto il sistema degli investimenti su questi enormi capannoni in mezzo alla campagna, su questa continua usura del suolo agricolo per impiantare fotovoltaico, o queste enormi masse di compost, che poi non è compost ma è materia viva che va a finire in questi cumuli di biogas, tutto questo imploderebbe. Questo per dire che la visione che si deve avere in questo campo, cioè, non, secondo me, deve prescindere dalla visione strettamente economica. È ovvio che la questione economica c'è e sarebbe sciocco dire che non pesa. Pesa in modo rilevante e di questi tempi pesa moltissimo. Però se veramente l'accento è esattamente solo su questo aspetto dell'economia, e direi in subordine dell'energia, perché è lì che si gioca la partita degli investimenti, sull'energia e non sul resto, mi pare che l'approccio sia un approccio che va ridiscusso, va rimeditato, va comunque problematizzato. Non lo possiamo accettare come una visione corretta, giusta, in prospettiva efficace fino in fondo sulla gestione dell'ambiente e dell'economia verde. Va ridiscussa. Ed è questo il tema che noi di Slow Food abbiamo messo sul tavolo della PAC. Che se la riforma della PAC è una riforma che ha al suo centro, come suo focus, eminentemente la questione economica, cioè le sostenibilità economiche e i processi economici che riguardano l'agricoltura, sarà di nuovo una PAC monca. Cioè sarà di nuovo una PAC che prima o poi imploderà. Cos'è che noi chiediamo invece? Noi chiediamo che nella PAC, già nella PAC, nel documento di riforma della politica agricola europea, questo tema della sostenibilità e quindi della cosiddetta economia verde venga messo al centro della discussione, al centro delle prospettive, e non che sia un appendice, no? Una nota a margine invece dei grandi temi del disaccoppiamento, dei contributi, di come muoverci nella redistribuzione del reddito europeo.